fa il suo esordio nell'aula di Via Verdi. Viraj Prasana, di nazionalità srilanchese, eletto come consigliere aggiunto al Consiglio Comunale di Napoli. Per la prima volta in attuazione dello Statuto Comunale, un cittadino extracomunitario siede nei banchi dell'aula consiliare e rappresenterà con diritto di parola, ma non di voto, le istanze di tutte le comunità straniere presenti sul territorio. Questa mattina, in apertura della seduta monotematica dedicata al patrimonio, l'elezione di Viraj è stata convalidata all'unanimità dall'Aula ed il nuovo consigliere extracomunitario è entrato a tutti gli effetti nella compagine politica della città. Benvenuto al nostro consigliere comunale aggiunto. Per sottolineare quanto sia importante per la nostra città, per la democrazia e per la partecipazione democratica questa elezione, ho personalmente percepito l'entusiasmo che ha caratterizzato la campagna elettorale delle comunità di cittadini non italiani presenti nella nostra città, che non hanno ancora diritto di voto. Hanno votato circa il 65% degli aventi diritto, è stata una competizione civile, il nostro consigliere ha preso pure un bel po' di voti, quindi da oggi ha anche una bella responsabilità, perché credo che anche se la legge non consente loro, e questa è una grave violazione democratica per quanto ci riguarda, la possibilità di votare, questo Consiglio Comunale, che ha un'alta, altissima vocazione democratica, troverà sicuramente il modo per consentire al nostro consigliere di poter partecipare a pieno titolo all'attività istituzionale, amministrativa, politica, con la possibilità di partecipare ai lavori, di prendere parola. E credo che questo è bello soprattutto perché ho percepito nelle parole che egli, ma anche il suo sfidante, anche gli altri mi hanno riferito in quei giorni, che loro interpretano questo momento come ferma volontà di contribuire a far crescere sempre di più questa città in sicurezza, in coesione, in solidarietà. Quindi avvertono l'esigenza che le persone in questa città debbano avere gli stessi diritti e ovviamente gli stessi doveri. Quindi c'è anche un alto senso di responsabilità. Credo che sia stata una pagina importante democratica, ancora una volta Napoli in prima linea sui diritti e le libertà civili. So che sei molto emozionato perché ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, ma ci sarà il tempo, come dire, per assimilare anche l'emozione, la preoccupazione e il senso di responsabilità. L'appello che voglio fare anche in quest'Aula, e chiudo, che ho già fatto in occasione delle votazioni, che lui ha una responsabilità anche di tenere unite, pur nelle diversità, tutte le comunità di tutti i popoli che vivono nella nostra città. Quindi tu sei un po' il referente di tutte le comunità che hanno partecipato a questa elezione, che vivono nella nostra città e che vogliono dare un contributo democratico, politico e di vita civile alla nostra città. Quindi credo che sia davvero una bella pagina, io ne sono orgoglioso, ne siamo profondamente fieri e mi auguro che questo non è solamente il sentimento dell'amministrazione e della maggioranza, ma che sia un sentimento, come sono certo, che condivide tutta l'Aula al di là delle posizioni politiche. Quindi benvenuto nell'Aula del Consiglio Comunale e a rappresentare le comunità migranti nella nostra città. Benvenuto.